È accusato di aver ucciso il tunisino di 47 anni, trovato cadavere il pomeriggio dello scorso 14 aprile dai carabinieri incontrati a Pozzo Bollente. Si tratta di un rumeno di 21 anni, Ali Julian, bracciante agricolo con precedenti penali sia in Italia che in patria. La tragica vicenda si è consumata durante il giorno del Venerdì Santo con modalità e movente ancora al vaglio degli inquirenti. Il rumeno, con un mezzo contundente ed a taglio, avrebbe colpito alla testa in varie parti del corpo il magrebino col quale aveva un rapporto di lavoro. Dopo aver commesso l'omicidio, il rumeno avrebbe trasportato il corpo con l'auto della vittima fino al luogo del rinvenimento, abbandonato il mezzo a scoglietti in contrada Salina all'interno di un canneto. Questo quanto finora ricostruito dai carabinieri, i quali quel giorno vennero allertati da una chiamata al 112 da parte di un rumeno che casualmente si trovava incontrato a Pozzo Bollente a raccogliere legna e aveva scorto un corpo privo di vita adagiato su un albero. Il tunisino, che viveva a Comiso, lascia moglie e quattro figli, tutti minorenni.